La Public History è fondamentalmente uno strumento attraverso il quale coinvolgiamo il pubblico, i pubblici, diverse le comunità e anche le realtà in cui sono strutturate le comunità, nei nostri percorsi di ricerca, di formazione didattica sull'uso anche del digitale, per esempio. E cerchiamo di intercettare le loro domande, la loro domanda di storia, le loro domande di storia e lavorare su questi materiali, su queste questioni, appunto, per produrre dei percorsi che siano formativi per i nostri studenti. Io lavoro all'Università di Cagliari e che siano formativi per le stesse comunità e per noi stessi, perché le comunità sono in grado di trasmetterci conoscenze, saperi, urgenze che sono interessanti per il lavoro di uno storico che voglia essere avveduto rispetto al contesto sociale, morale, politico nel quale si trova a operare. A Cagliari facciamo tutto questo attraverso un laboratorio di umanistica digitale che si chiama Illudica, 10 giorni di formazione in classe anche con le comunità che partecipano dentro l'università alle nostre attività, una settimana di campo estivo in mezzo alle persone con loro a costruire un percorso di conoscenza condivisa, collaborativa, cercando di rispondere alle domande che noi abbiamo sul territorio che ci ospita, ma che il territorio pone a noi rispetto alla sua storia soprattutto.